Andiamo. Premi il tasto quadrato più rapidamente possibile per far alzare il contatore della forza, quindi effetto il combattimento per sferrare un attacco. Vediamo quanti secondi ci metteremo per fare questo livello. Ma wow, che bella grafica quella del coccodrillo. Oh, detto che tra noi comunque ci sta mettendo più di Wolf. Cerchio, quadrato, triangolo, X. Cerchio, quadrato, triangolo, X. Madonna mia, ma l'ha storpiato, poverello. Spaccato la parte sopra della testa. Sì, ma cosa sei, capitano uncino, che hai paura del coccodrillo? Vabbè, che onestamente chi non avrebbe paura di un coccodrillo? Ma che brutto. Che proprio brutto. Perché qua non è questione di upskilling o i modelli o l'emulatore. È proprio brutto perché la texture di base è quella. La texture è quella. X quadrato, cerchio, triangolo. X quadrato, cerchio, triangolo. Che culo proprio all'ultimo. Togliimi sto bastone. Fastidio. Poverino. Ci abbiamo messo, almeno nella mia registrazione, un minuto. Dobbiamo trovarla prima dei cacciatori. Ma come? Solo gli elefanti conoscono il percorso. E noi abbiamo un elefante. Tantor ha seguito l'istinto. Jane ha seguito Tantor. Quel dannato operatore ha seguito Jane. L'operatore! Le bobine! Forse ha filmato l'inseguimento. Potremmo riuscire a capire dov'è Jane guardando il filmato. Sconfiggeremo quel pazzo lunatico con le sue stesse trovate. Quindi questo immagino sia uno dei pezzi che voi mi avevate detto. Servono tot bobine per poter avanzare. Il che mi fa chiedere quante. Temo che non si possa procedere finché non sappiamo dove andare. Dovrei trovare so. Altre bobine. Lo so, me l'avete detto anche voi questo. E purtroppo, il che vuol dire dobbiamo rifarci tutti quanti i vari percorsi alla ricerca di bobine facili. Vai, vai, buttati di sotto. No, non farlo, sì, fallo. Vai, buttati di sotto. Non farlo! Vai, che mi frega. Sfida del gorilla. Evita tutti gli ostacoli per raggiungere una velocità sufficiente a lanciarti e prendere la bobina. Ok. Ah, così funziona? Io non credo che il bungee jumping funzioni così e che tantomeno una liana sia d'aiuto. Ok, però il bungee jumping ti fa anche prendere le vite. Ok, va bene. Ma allora, qua ho sbagliato io purtroppo. Qua sbaglio io perché penso ogni volta che... Ah, niente. Allora, onesto, saresti dovuto morire con quel colpo, Tarzan. Con quella facciata sulla roccia saresti dovuto creparci. Però, lì ho sbagliato io di nuovo. Sono andato di nuovo in alto quando qua devo andare in basso. Ah, fuck. Ho preso solamente le vite. Va bene, in realtà il minigioco ci sta. Wow, è sopravvissuto, non è morto. Dai, buttati di nuovo, c'è ancora la bobina. Non ce l'ha fatta, scemo. Vai, buttati di nuovo. Dai, Tarzan, ce la possiamo fare. Lo impariamo il percorso. Sfida del gorilla fallita, addirittura. Vabbè, oh, abbiamo preso un po' di vite. Schifo non ci fa. E anzi, se me le fa riprendere, potrebbe diventare molto utile fare i minigiochi. No, ovviamente no. Vabbè, però abbiamo vinto. Ha vinto. Bravo. Complimenti, completato la sfida dei gorilla. Ora i gorilla ti saranno di grande aiuto quando li chiamerai. Vabbè, il bungee jumping non è terribile. Devi solo impararti dove sono tutti gli ostacoli. Vai, buttati di sotto. Noi sempre monoespressivi. Vai, buttati di sotto, vai, che ce ne fai. Vai, buttati. Sfida del giovane gorilla. Evita gli ostacoli per raggiungere una velocità sufficiente per prendere la bobina. Ok. Allora,
Ok. No. Alla fine ce l'abbiamo fatta. Che culo. Alla prima. Dai. Questa volta la prima. Questa era molto più semplice, onesto. Quella di prima mi ha fregato perché pensavo che i rami intrecciati sopra potevo passarci sopra, invece devo passare solamente sotto. Non è stato difficile questa. Ok, ci mancano 10 bobine. 10 bobine. Ma le sfide di Terk, per caso? No, sono solamente sfide di velocità. Non ci danno bobine, peccato. E niente, rifacciamoci i livelli da capo. Dobbiamo raggiungere 10 bobine e quasi in ogni livello ce ne mancano 2 o 3. Forse in uno ce ne manca di più. Però adesso se noi chiamiamo i gorilla in teoria rispondono, giusto? Vabbè, in alcuni percorsi per esempio era proprio bloccate certe zone. Quindi magari proprio adesso che abbiamo fatto i minigiochi dei gorilla e siamo andati un po' più avanti, magari si sbloccano. O magari in certe zone che più semplicemente siamo caduti, non siamo riusciti ad andare avanti nel modo giusto. Allora, gorillone, grida per chiamare gli amici gorilla a farti aiutare. Immaginavo. Ti aiuto io, ti aiuto io. Che fai, quindi? Lo sapevo che mi lanciava. Lo sapevo che mi lanciava, maledizione. Ok. Cerchiamo di... Ho appena finito il pensiero. Cerchiamo di non cadere, magari. Cerchiamo di non cadere. Facciamo le cose per bene, Tarzan. Aggrappati alle sporgenze. Vai dalle parti opposte quando uno ti dice vai dalla parte opposta, maledettissimo. Ecco qua. E ok, e uno ce l'abbiamo. No, e dai, dai. Ascoltami, questo non lo accetto. Questo non lo accetto. Va bene tutto, però che cacchio. Qua è proprio il gioco che ti prende per il culo e ti dice: volevi. Guarda che faccia, guarda che faccia. Non se l'aspettava. Ma è nel vero senso della parola, non me l'aspettavo. Però, a quanto pare, ritornare nei vari livelli ti fa riprendere anche le vite. È impossibile che io abbia lasciato lì quella vita così. Donkey Kong che ci lancia i barili. Muori. Ecco fatto. Andiamo dal gorilla, vediamo che cosa ci fa fare. Ci fa andare da quella parte, perfetto. Vieni Tarzan, ti lancio. Dunque, speriamo che sti percorsi alternativi siano, esatto, relativamente facili e che le bobine le troviamo senza troppe difficoltà. Brutto pazzo, ti stavi lanciando di sotto, ti ho visto. Quindi in ogni livello dove dobbiamo andare a salvare le scimmiettine ci sono sempre tre bobine che devi rifarti il percorso per poter proseguire. Non che la cosa ormai mi sorprenda, calmo. Ok, speravo di prendere la vita ma non avevo visto dov'era, peccato. Vabbè, non importa. Tanto mal che vada. Ecco qua. Ripeto, tanto mal che vada le vite, anche se moriamo ce ne danno tre gratis, quindi. Che poi era palese che ogni volta servisse il gorilla per poter proseguire. Forse sono stato scemo io a non fare subito il bungee jumping la prima volta, però era palese che fossero i gorilla a permetterci di andare nelle varie zone. Ok, calmo. Non fare pazzie. Ok, dai che ci siamo. Perfetto. Vai, 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 vai. Questo livello, possiamo dirlo, completato. Va bene, siamo morti insieme. Il surf purtroppo mi sa che è il modo peggiore per andare a prendere le bobine mancanti. Certo, è molto più veloce come livello, però... Certo, vabbè, volendo uno può morire apposta per rifarsi il livello, però non ne vale neanche la pena, onestamente. Eccola la bobina, presa, perfetto. Tanto ci muoio di sicuro, guarda. Guarda se adesso non muoio per colpa di un vortice che non puoi vedere perché è sotto la curva. Ah, ecco, una vita dispersa. Ecco qua, va che fortuna. Un po' di vita almeno l'abbiamo recuperata. E il problema è che se non sai dove sono le bobine è difficile andarle a ricercare.
Eccola. Ah, maledizione. Chissà se esiste una speedrun di questo gioco del cavolo. Anche perché immagino sia difficile fare la speedrun di un gioco che ti obbliga per forza a dover prendere certe quantità di oggetti per poter avanzare apposta. Aspetta, eccola qua. Perfetto. Dai, ancora una. Ancora una. E abbiamo completato anche questo livello. Il problema è che non ho idea di dove si trovi. Aspetta che forse... credo di averla intravista, ma mi sa che l'ho saltata. Letteralmente. Oh, per fortuna. Niente, purtroppo mi sa che una l'ho saltata. Ce ne mancano solo 5. Preso. Io comunque non ci credo che la Disney abbia dato l'ok per un gioco simile al tempo. Soprattutto dopo l'uscita di roba come i giochi della PS1, tipo Le Follie dell'Imperatore, Hercules, Aladdin. Io non riesco a capire. O anche solo il primo Tarzan. Io non riesco a capire come la Disney abbiano detto. Abbiamo visto sta roba e abbia detto: cacchio, è davvero bello, dai, pubblichiamolo. No, come ho fatto a mancarla? Pensavo che era sulla scivolata, dai. Ah, che palle, sti livelli. Che palle sto gioco in generale. Preso, oh, e dai. 2 su 3. Siamo riusciti a recuperarle almeno. Tanto adesso muoio e me lo devo rifare. No, per fortuna no. Ce ne mancano solo 3, dai. E se tutto va bene, ce le danno direttamente i gorilla, quelle 3 bobine mancanti. Sono appena andato, giusto per curiosità, a vedere quali sono le speedrun di questo gioco. La più vecchia è 43 minuti. Più bassa, ad ora che ho trovato, 23 minuti. Come cavolo hai fatto? Io ci sto perdendo la sanità mentale con sto gioco. No, dopo ti giuro, per curiosità, quella da 23 minuti me la vado a vedere. Non tutta, perché sai, non vorrei perdere tempo io nella mia vita. Presa. Ma ti giuro, voglio vedere almeno a che velocità va lui. Perché per andare 23 minuti senza... Oh, oh, fermo un attimo. Vabbè, qua ho sbagliato io. Qua ho sbagliato io perché l'ho visto esatto dopo il gorilla. Mi fate da... Oh. Da liana mi fate, bravi. Qua purtroppo ho sbagliato io. Le dicevo. Vatti avanti, smidollato. Per riuscire a fartelo in 23 minuti, sto gioco te lo devi conoscere a memoria e riuscire a combattere col pro... Oh no. Col problema delle animazioni sbagliate del gioco che non si aggrappa in determinati punti e tutti i problemi che possono apparire in una normale partita, tipo le mie. E tipo io sto serpente del cavolo, come lo evito? No! E che cacchio, durante l'animazione sei riuscito pure a cadere. Ecco fatto. Uf, ok, andiamo dall'amico gorillone. Tanto lo sapevo che il grido serviva solo per quello. Ti giuro, non aveva altro senso di utilizzo. Eccolo qua, questo è facile facile, per fortuna, e c'è anche una vita gratis. No, ma salta, salta, la vita gratis, l'ho appena detto. Dai, lanciami fra. Fammi andare alla prossima bobina. Eccola qua. Questa è stata proprio messa qua facile facile per essere presa. Ma che poi se io uscissi dal livello, in teoria, le bobine mi dovrebbero rimanere, giusto? Sì, per fortuna. 45 bobine, sì. Che bello.